quanti, torna a fare una recensione di un libro, uno di tanti libri che mi è stato inviato da leggere e appunto recensire. Sono in grandissimo ritardo perché sto preparando la tesi, il 23 luglio mi devo laureare e dunque, presa da studio, ripetizioni, scrittura, stampa e professori, non ho avuto tempo di fare i video con la velocità con cui avrei desiderato, ma spero di poter recuperare presto, anche perché ci sono i libri che si sono accumulati e devo anche recensirli. Oggi parlo di Destini Incrociati, scritto da Claudio Paganini, a quale mando i miei saluti, pubblicato nel 2017, l'ho letto in formato digitale ed è edito dalla casa editrice 0111. Su questo libro sono stata inizialmente un pochettino sviata, perché quando sono andata a prenderlo, a scaricarmi il documento, un po' per il fatto che non ricordavo precisamente di cosa trattava, perché io i libri che mi vengono proposti dallo scrittore li leggo anche dopo diversi mesi da quando mi è stata inviata la mail dallo scrittore che mi dice: senti, vorresti leggere questo libro, te lo invio. E un po' per questo, un po' perché sono stata soprattutto confusa dal titolo, perché ho trovato il titolo Destini Incrociati. Ho visto anche la copertina, che non è brutta, anzi poi quando si legge il libro si capisce anche il senso della copertina, però inizialmente, nonostante ci fosse scritto sotto fantasy, mi è venuto in dubbio, mi sono detta: ma non è che ho accettato un fantasy dalle tinte romantiche? Proprio perché questo Destini Incrociati per un attimo mi ha sviato. Però una volta iniziato il libro, una volta letto il prologo, tutte le mie incertezze sono cadute, perché nel prologo, che è narrato dal protagonista, che è anche colui che narra la maggior parte della storia, il protagonista, che si chiama Luca, dice di essere nato la notte del 30 aprile del 1982 e dice che la notte in cui sono nato sembrava una notte normale, ma in realtà non sapevo che quella notte era una notte particolare e che avrebbe portato anche a dei cambiamenti nella mia vita. Non sapevo ancora quale sarebbe stato il mio destino e non sapevo che appunto la notte in cui sono nato era un evento speciale e sinistro che avrebbe influenzato tutta la mia vita. E il prologo si conclude con questa frase: mi chiamo Luca, ma per un perverso gioco cosmico sono anche Agnese e questa è la nostra storia. Quando io ho letto questa frase sono stata subito catturata, mi è venuta subito la curiosità, mi sono detta: ah, allora non era come pensavo probabilmente, e da in un primo momento ho pensato che Destini Incrociati fosse un libro con una storia simile al libro di Lonely Souls, o meglio alla saga di Lonely Souls. Inizialmente era una trilogia dei quali ho fatto la recensione, ultimamente è uscito anche il quarto libro, e in questa saga, che parla di streghe, c'è il protagonista Eric che per una serie di avvenimenti si ritrova nel corpo di una ragazza, Evelyn, e credevo in un primo momento che anche questa storia fosse una cosa simile. Invece, andando avanti, ho scoperto che è una storia differente, una situazione differente. E appunto Destini Incrociati narra la storia di Luca, un ragazzo che nasce nel 1982 in una notte particolare e che nasce nel paesino di Sambuco, che si trova vicino Cuneo, ed è un bambino amato non solo dai genitori ma anche dai vecchietti che vivono nel paesino, perché è il primo bambino nato dopo tantissimo tempo, e dunque questi vecchietti crescono Luca con grandissimo amore, molto affetto, con molta soddisfazione, sono molto disponibili nel crescere questo bambino, che coccolano, che viziano, e gli narrano anche storie a proposito di creature fantastiche, di streghe. Luca è affascinato da queste cose e, crescendo, quando arriva più o meno ai 4 anni, si rende conto che tutte queste storie non sono solamente cose inventate e che lui ha la possibilità di entrare in contatto con queste creature fantastiche. Difatti, di lì a poco conoscerà una masca, una strega però buona di nome Adele, ed una ninfa Lilith che lo aiuteranno insieme ad altre creature ad entrare a contatto con il piccolo popolo e con l'altro mondo, appunto questo mondo popolato da queste creature fantastiche, schive e affascinanti. E andando avanti con il libro, Luca verrà mano a mano a
conoscenza di quello che sarà il suo destino, del compito che avrà e dell'importanza che ha per tutte le creature dell'altro mondo, e verrà anche a conoscenza del fatto che il suo destino è legato a quello di due persone, al destino di padre Anselmo, un prete che è vissuto molti anni prima la nascita di Luca e che Luca conosce infatti sotto forma di spirito. Padre Anselmo però è uno spirito che soffre molto di uno sbaglio che ha fatto in passato, uno sbaglio del quale vuole redimersi, e l'altra persona alla quale Luca è molto legato è questa Agnese, nominata nel prologo, una ragazza vissuta 500 anni fa, prima della nascita di Luca, a Triora, in provincia di Genova, che per evitare il dilagare del male di creature demoniache ha fatto un'azione di sacrificio molto importante. Il destino di Luca è legato a queste due persone, in particolare legato ad Agnese, e anche lui verrà a conoscenza di quello che è il suo ruolo e anche lui dovrà fare la sua parte per evitare una nuova e crudele minaccia. Destini incrociati dunque non è un libro che ha una forte presenza romantica come credevo all'inizio, ma è una storia articolata che vede la presenza di diverse storie, di personaggi che sono vissuti in diverse epoche, che però si incastrano, però una storia non è complessa ed è una storia con la quale il lettore va avanti insieme al protagonista, in quanto come il lettore non sa perché Luca è speciale, perché è nato in quella notte particolare, ossia la notte di Valpurga, perché il suo destino è questo, come mai è legato ai destini di Agnese e di padre Anselmo, allo stesso modo nemmeno Luca lo sa, anche lui lo viene a scoprire mano a mano insieme al lettore, e come il lettore si chiede come mai a Luca non venga rivelato tutto e subito, allo stesso modo fa il protagonista. È un percorso che il lettore fa insieme al protagonista ed è un percorso molto interessante per diversi motivi. Da un lato per il modo in cui sono presentate le creature del piccolo popolo e dell'altro mondo, perché sono presentate in maniera affascinante, in maniera che stimola la curiosità, ma anche in maniera molto rispettosa. Difatti spesso nel libro molti personaggi dicono a Luca: relazionati con queste creature in maniera rispettosa, perché loro ti fanno un grande piacere a mettersi in contatto con te, perché sono spesso delle creature schive e tu dunque devi anche portare il rispetto verso queste creature. E allo stesso modo a Luca spesso viene consigliato di rapportarsi con rispetto anche nei confronti della natura e di vedere anche in maniera diversa la natura e queste creature. E infatti l'altro punto positivo è proprio la visione che Luca sviluppa mano a mano che ha contatto con queste creature, la visione differente che ha della natura, delle creature e di come va anche la vita. E un'altra cosa molto interessante sono anche alcune procedure particolari ma anche affascinanti, come ad esempio la procedura che serve a creare una bacchetta magica, procedura per niente facile ed immediata, ma che richiede il susseguirsi di una serie di azioni complicate. Bisogna andare a cercare l'albero adatto, bisogna parlare con l'albero, chiedergli in prestito un suo ramo per poter creare la bacchetta, bisogna tagliare il legno in maniera particolare, non bisogna rovinarlo, bisogna poi nevigarlo, insomma bisogna fare una serie di cose fin quando non si ha una bacchetta molto molto bella, perché anche una bacchetta che ha sulla punta e sul centro delle due pietre che in base al loro significato appunto vengono scelte, vengono date a una o l'altra persona. E mi è piaciuta molto questa cosa, e anche in questo il rispetto che c'è nei confronti della natura, del piccolo popolo e anche della magia, che non è vista come una cosa che impari così all'istante, ma una cosa che appunto ha bisogno di pratica e di conoscenza per essere messa completamente in atto. Altra cosa poi accanto a questa che ho molto apprezzato sono alcune tematiche. Una è la tematica legata alla stregoneria, al mondo delle streghe. In questo caso non si parla proprio di streghe, ma si parla di masche nel presente di Luca e di baggiure nel passato, ossia quelle che sono esistite a Triora 500 anni prima la nascita di Luca. E questa cosa da un lato mi ha ricordato un pochettino l'atmosfera di Magie di Vento di Silvia Casini, che io ho letto e che mi è piaciuto molto come libro, nel quale si parla di altre creature chiamate le benandanti, che erano delle creature positive, delle streghe buone, che però erano considerate, a causa dell'ignoranza del popolo, a causa della chiesa, erano invece considerate come delle persone malvagie che portavano il male. Allo stesso modo, soprattutto nella storia ambientata a Triora 500 anni fa, ci sono diversi momenti in cui viene proprio descritto il terrore e la caccia alle streghe, proprio perché queste baggiure, nonostante siano delle persone
descritte come delle buone persone, delle streghe buone. Non c'è una strega cattiva in questo libro, né Masche né Bangiure, però vengono perseguitate e vengono considerate come degli esseri malvagi che bisogna combattere ed abbattere. E accanto a questo ci sono poi alcune persone di chiesa che, nonostante abbiano la fede in Dio, si rendono conto che è possibile conciliare la fede e la religione con la conoscenza di queste creature fantastiche, con la magia, senza considerarlo qualcosa di peccaminoso o qualcosa di sbagliato. In generale, dunque, Destini Incrociati è un'opera che mi è piaciuta. Beh, è anche un libro veloce, composto da non tantissime pagine. E poi Claudio Paganini scrive anche bene. Io ho trovato pochi errori, o più che errori, ho trovato pochi refusi in questo libro. Ed è anche uno stile che aiuta a rappresentare la delicatezza e la bellezza di questo popolo e di tutta la vicenda che coinvolge Luca, Agnese, Padre Anselmo e gli altri personaggi. Ed infine questo libro tratta anche un argomento romantico, ma in maniera molto delicata e anche in questo caso molto piacevole. E dunque, naturalmente, vi consiglio di leggere questo libro perché se vi piace il mondo fantastico, se vi piace il fantasy, se vi piace anche questo riferimento a leggende, a creature fantastiche, a fiabe, qua potrete trovare tutto perché, come ho detto, è un libro che lo tratta in maniera molto rispettosa e molto delicata, ma anche un libro che stimola la curiosità e che stimola anche l'interesse da parte del lettore, sia per quanto riguarda le vicende, sia per quanto riguarda le diverse informazioni che vengono date sul piccolo popolo. Io mando ancora una volta un saluto a Claudio Paganini, lo ringrazio molto per avermi inviato questo libro e se lo avete letto, fatemi sapere che cosa ne pensate o fatemi sapere cosa ne pensate di altre opere di Claudio Paganini, perché so che questo libro, se non sbaglio, è il suo ottavo libro. Dunque ci sono anche altri libri e non è detto che in futuro possa anche leggerne altri. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale, scrivete sotto i vostri commenti. Un bacio, ciao!